Ciao, benvenuta, benvenuto. Oggi vi racconterò brevemente come funziona l'industria del manga. Io ho lavorato nei primi degli anni 90 per quasi 17 anni con la casa editrice Kodansha, ma ho avuto occasione di incontrare molti mangaka, anche molto famosi, Go Nagai per esempio, oppure Jiro Taniguchi, Kazuhiro Otomo, anche Yoshihiro Tatsumi e Suihiro Maruo e tantissimi altri. Con alcuni di questi sono diventato molto amico e ho abitato in Giappone nel 1994 e ho visto dall'interno come funziona la macchina dei sogni, l'industria dei sogni disegnati del manga. Allora, tanto per cominciare, una grande differenza è il lavoro che un autore fa con il suo henshu, cioè col suo editor. Io sono stato molto fortunato e ho lavorato con un editor particolarmente bravo, molto severo, anche difficile, insomma, però uno dei più bravi che ci sono in Giappone, secondo me, che si chiama Yasumi Tsutsumi. Tsutsumi era un henshu-cha, cioè uno dei senior editor, dei tre senior editor della divisione editoriale nella quale io lavoravo e in cui c'erano 53 editor. In un'unica stanza enorme c'erano tutte queste piccole scrivanie con gli editor uno di fronte all'altro, separati da una muraglia di libri che erano impilati nello spazio comune tra una scrivania e l'altra. Yasumitsu Tsutsumi era l'editor mio, di Jiro Taniguchi, di Tanaka, l'autore di Gon, quindi l'editor di Gon, che ha inventato Gon insieme al suo personaggio, era l'editor anche di Mebius e di Baru e di vari altri autori. E io ho cominciato a parlare con loro tanti anni fa, nel 1991, e nel 1992 ho cominciato a consegnare le prime storie. Il rapporto con l'editor è un rapporto particolare, tanto che in Giappone è molto difficile, praticamente nella mia divisione editoriale non veniva neanche concepita la figura di uno sceneggiatore, perché l'editor giapponese aiuta l'autore attraverso tutta una serie di domande, di risposte, di osservazioni, di puntualizzazioni a mettere a fuoco e a definire la storia che vuole raccontare. Quindi è un ruolo fondamentale che mi fa pensare ai servi di scena del teatro Kabuki, che sono delle figure tutte vestite di nero che durante uno spettacolo muovono paraventi, aprono botole, e sono vestiti di nero perché per convenzione noi non li vediamo. In realtà gli editor non li vediamo, non firmano mai insieme a Kazuhiro Otomo, conosciuto anche l'editor di Akira, per esempio. E non vediamo mai queste figure perché affiancano nell'ombra, questo è molto giapponese, no? Di solito c'è un'alternanza bellissima. Un editor giovane lavora con un'autrice o con un autore molto esperto. Adesso ho detto un'autrice perché stavo pensando a Rumiko Takahashi, che lavora con Oda, che è un editor molto giovane, che ha una trentina, 35 anni circa, che io ho incontrato a Tokyo, ed era anche l'editor di Jiro Taniguchi. E invece un editor molto esperto lavora con un autore giovane, in maniera tale che ci sia sempre un passaggio di conoscenza. Questa è una delle cose belle e coraggiose del mondo dell'industria dei manga, che è un'industria importantissima in Giappone. Quando io pubblicavo i primi anni nella rivista Comic Morning, questa rivista vendeva 1.400.000 copie ogni mercoledì. La tiratura era di 4 milioni di copie. Io mi ricordo che quando era mercoledì entravo nella metropolitana e me ne accorgevo subito, perché almeno da un terzo alla metà delle persone che viaggiavano nella metropolitana stavano leggendo questa rivista. Adesso è diverso, è cambiato, i manga di carta, diciamo, si vendono di meno, si vendono di più i libri. Però è importante capire come vengono costruite queste storie. Per esempio, nel caso di Jiro Taniguchi, Jiro lavora con degli assistenti, e questi assistenti erano 4 nello studio di Jiro, e disegnavano tutti gli sfondi. Disegnavano gli sfondi di queste tavole molto dettagliate. Taniguchi disegnava tutte le figure, e poi nella stanza a fianco del suo studio, in cui sono stato ovviamente tante volte, c'erano questi 4 assistenti che
con una serie di riferimenti fotografici, spesso per esempio, mettevano a fuoco, disegnavano e inchiostravano e poi mettevano anche i retini, queste pellicole adesive stampate con puntini o righine che usano molto nel manga e che si usavano anche nei comics americani, no? E questa è una, diciamo, era un'industria abbastanza importante, no? Perché è un'industria ufficiale, quella più grossa, quella delle major, la Kodansha, oppure la Shogakukan, oppure la Shueisha, la Futabasha, sono tutte case editrici importantissime che pubblicano a suon di milioni di copie. Invece un altro autore che io ho conosciuto e di cui sono amico è Suihiro Maruo. Suihiro Maruo è un autore dell'underground giapponese e lui che fa delle tavole curatissime in maniera quasi maniacale, molto violente anche, lui lavora da solo in solitudine, ha una casa studio molto carina, piena di menko, che sono queste carte giapponesi, le vetrine con i giocattoli d'altri tempi, le riviste antiche con i personaggi che lui leggeva da bambino. E il lavoro di Maruo, come quello di Taniguchi, è molto apprezzato in Occidente. La differenza è molto grossa anche come numero di vendite, perché Maruo è un autore disturbante e quindi fa dei fumetti che sono meno popolari di quelli di Taniguchi o quelli di altri autori, come può essere anche Otomo, per esempio. Un grande maestro di cui poi approfondiremo la conoscenza, che ho avuto l'onore e il piacere di incontrare e che ho pubblicato per primo in Italia, è Yoshihiro Tatsumi, uno dei grandi maestri della produzione Gekiga, che si contrapponeva, diciamo, teoricamente al manga, che sono storie di intrattenimento, storie leggere. Gekiga sono storie drammatiche, quindi storie con una forte spinta psicologica, di introspezione, raccontavano storie di desolazione, di perdenti, di personaggi molto amari e anche un po' derisi dalla vita. Ecco, Tatsumi, anche lui, che veniva dal fumetto indipendente, anche se poi sia Otomo che anche Taniguchi, come pure Maruo ovviamente, lo rispettavano moltissimo, ha pubblicato tantissime storie e di solito le faceva da solo, come l'altro grande disegnatore del movimento Gekiga, Tsuge. Sono due fratelli, Yoshiharu Tsuge e Tadao Tsuge. Yoshiharu è quello più celebre, diciamo, ed è anche lui ha fatto parte di questa tradizione del Gekiga, lavorando per riviste come Garou, che sono riviste dell'underground giapponese, molto molto affascinanti, molto interessanti. Per dare un'ultima panoramica su come funziona il mondo dei manga, diciamo che gli autori hanno dei ritmi forsennati, devono produrre continuamente. Io, stando in Giappone, ho capito per la prima volta che presto e bene, al contrario di quello che si dice da noi, stanno insieme. Cioè è possibile lavorare in maniera molto rapida, riuscendo a ottenere dei risultati fantastici, andando al cuore delle cose, eccetera. Certo, io mi ricordo che i discorsi che si facevano con i mangaka a Tokyo erano: quante notti in bianco fai ogni settimana? Perché era una cosa del tutto normale per loro. Cioè, il disegnatore di Gamma di Iron Man, per esempio, lui mi diceva che faceva due notti in bianco ogni settimana. Taniguchi era considerato un autore molto lento, perché faceva solamente 60 tavole al mese, che è la produzione media di un anno di un disegnatore francese. Ecco. Ci sarebbero tantissimi aneddoti che vi racconterò nelle prossime puntate, tantissime storie, tantissime curiosità di tutti i miei amici giapponesi e di tutti gli amici occidentali, autori occidentali, che erano molto curiosi di vedere come funziona il mondo dei sogni di carta in Giappone, il mondo dei manga. Alla prossima! Se ti è piaciuta questa puntata e ti interessa il corso lezionidifumetto.it,
iscriviti al canale. Troverai anche un sito www.lezionedifumetto.it nel quale ci saranno dei pacchetti di approfondimento per ogni singolo punto affrontato in queste lezioni e il link in descrizione per tutto questo. Ciao!